Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere nello specifico la Rock Rider Race 900 che uscirà domani, martedì 5 aprile, in edizione limitata. Bicicletta a dir poco interessante perché la possiamo trovare con una componentistica top di gamma. Iniziando dal cambio, troviamo uno SRAM XX1 AXS Gold Edition, ovvero il cambio top di gamma di casa SRAM. Ovviamente il cambio è elettronico, wireless, in colorazione oro, che ci sta veramente molto bene su questa bicicletta, che è in colorazione nero opaca con i dettagli oro. Monta una forcella RockShox SID Ultimate con dei steli da 32 mm, ovviamente la forcella ha un'escursione di 100 mm, il comando per bloccarla è il classico combo lock. Le ruote che sono state montate sono le Reynolds TR309 da ovviamente 29 pollici, dove troviamo un peso di 1665 grammi per la coppia. Troviamo un canale anteriore da 30 mm e 28 mm il canale posteriore. Differenti sono anche i raggi che sono stati montati nella ruota anteriore e nella ruota posteriore, perché troviamo 24 raggi all'anteriore e 28 raggi al posteriore. Ruote molto massicce e molto resistenti che offrono la garanzia a vita. Basterà andare nel sito Reynolds per andarla a registrare dopo che si è acquistato la bicicletta. I freni che sono stati montati sono sempre di casa Reynolds, sono gli Ayes Dominion in carbonio, il modello top di gamma, con dei dischi a 160 all'anteriore e al posteriore. Il manubrio montato è il Pro Taper da 760 mm con un peso di 125 grammi. Il manubrio ovviamente è quello in carbonio, è lo stesso che monta il team Rock Rider. La sella montata è una Physic Argo Vento, ovviamente in carbonio, e i pneumatici che sono stati montati sono gli Hutchinson Kraken Racing Lab, ovvero il modello top di gamma di Hutchinson da 2,3. Al posteriore possiamo trovare sempre un Hutchinson Kraken rinforzato rispetto a quello anteriore, che non è stato messo appositamente rinforzato. Il bello di questa bicicletta è che con tutti questi componenti top di gamma la possiamo trovare a 4.249 euro, un prezzo veramente molto accattivante. Se andiamo a fare la somma del prezzo di tutti i componenti che sono stati montati, raggiungiamo e oltrepassiamo il prezzo della bicicletta completa. Il peso totale con le camere d'aria senza pedali è 9,6 kg in taglia M. Se dobbiamo andare a vedere un punto debole su questa bicicletta, potrebbe essere che in edizione limitata ha soli 400 pezzi in tutto il mondo. Se non ve la volete perdere, vi consiglio di andare ad iscrivervi al mio canale Telegram Ciclismo Sconti, dove domani appena sarà disponibile vi arriverà la notifica per evitare di perdervela. Ovviamente anche qui sotto in descrizione trovate il link al sito Decathlon per andarvela a rivedere, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Prossimamente ne arriveranno altri di molto belli. Vi anticipo solo che tra poco uscirà la nuova Race 740 anche, e ci sarà la sua recensione. Andremo anche a parlare nello specifico della 900, che ha lo stesso telaio di questa edizione limitata, e posso già anticipare che è veramente una bomba. E detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.